Ciao a tutti cari amici, sono Skipper, benvenuti in questo nuovo video. Dopo tanto tempo, finalmente un nuovo video recensione. Oggi parliamo del gioco del gatto e del topo di Seto Na Mizushiro, uno dei miei manga preferiti di tutti i tempi. Prima di cominciare, però, la parte più importante del video, voglio ringraziare tantissimo Michele per la donazione su Ko-fi. Ti ringrazio veramente dal profondo del cuore, giuro non so che cosa dire. Grazie davvero e mi impegnerò per cercare di portare sul canale contenuti sempre più interessanti, quindi grazie, grazie, veramente grazie. Scusate la luce, è buio, ma come al solito sto registrando di notte, quindi abbiate pazienza. Il gioco del gatto e del topo di Seto Na Mizushiro, in originale Kyūsō wa Chizu no Yume Miru, ovvero letteralmente il topo in trappola sogna il formaggio. Come metafora del rapporto molto complicato tra i due protagonisti. Formalmente è uno yaoi, quindi una storia d'amore tra due ragazzi, ma come disse l'amica che me lo consigliò a suo tempo, è uno yaoi molto atipico, quindi secondo me può piacere anche alle persone che normalmente non bazzicano il genere. Come al solito vediamo brevemente la trama e poi andiamo un po' più nel dettaglio e ci soffermiamo sulle varie edizioni italiane. Stavolta ci sarà anche una sorpresina, perché di questo manga esistono ben tre diverse edizioni italiane, ma ci arriveremo. La trama nel modo più generale possibile. Il protagonista è Kyoichi, questo qui con i capelli neri. Kyoichi è un uomo orrendo a dir poco, tradisce ripetutamente, senza troppi sensi di colpa, la moglie. Moglie che si trova a un certo punto costretta a farlo seguire da un detective privato per raccogliere appunto le prove della sua infedeltà. Tuttavia, il detective privato scelto dalla moglie di Kyoichi non è una persona qualunque, bensì è questo Wataru. Wataru, poverino, è innamorato fin dai tempi dell'università, infatti i due andavano insieme all'università, disperatamente, follemente, a senso unico, di Kyoichi. Wataru decide quindi di sfruttare questa occasione per ricattare Kyoichi e gli dice: "Guarda, o cedi a una proposta indecente", all'inizio mi sembra che gli chieda semplicemente un bacio, "altrimenti do a tua moglie le prove del tuo tradimento, del tuo ennesimo tradimento". Da questo momento in poi cominciano le peripezie di Kyoichi. Il primo problema, che è una delle colonne portanti di questo manga, è il fatto che Kyoichi, fino al momento in cui inizia la storia, si è sempre ritenuto etero, ovvero ha sempre avuto una moglie e anzi l'ha sempre riempita di corna, quindi era più che convinto, diciamo, di amare le donne. Tuttavia, l'entrata in scena di Wataru comincia a mettere in una profonda crisi Kyoichi. Quello che nasce come un ricatto, andando avanti nella storia, comincia a trasformarsi in attrazione reciproca. Attrazione che Kyoichi cerca in tutti i modi di soffocare. Perché com'è possibile lui che ha sempre amato le donne che all'improvviso si trovi attratto da un uomo? Non è possibile. Comincia così una travagliatissima e molto sofferta storia d'amore tra i due. Wataru e Kyoichi si trovano infatti ai due poli opposti. Kyoichi è un uomo, lasciatemi dire, brutto, nel senso che è terribilmente egoista, pensa solamente a se stesso, è completamente disinteressato rispetto ai sentimenti degli altri, non gli importa di ferire la moglie, non gli importa di ferire più e più volte le donne con cui va. Non gli importa di ferire Wataru, si preoccupa solamente di se stesso e vive per tutto il corso del manga questo terribile dissidio interiore, ovvero il fatto che lui si reputava un amante delle donne, invece comincia a essere attratto da Wataru, che è un uomo. Wataru, di contro, si trova all'altro polo opposto, ovvero è completamente disinteressato di se stesso perché è distrutto dall'amore che prova per Kyoichi. Cioè, Wataru è disposto a morire, a consumarsi, a fare qualunque cosa pur di ottenere l'amore da parte di quest'uomo che è emotivamente assolutamente indisponibile. I due quindi si consumano, si logorano, distrutti, Wataru da se stesso, cioè dall'amore che prova per quest'uomo che palesemente non è in grado di ricambiarlo, e Kyoichi invece da questo senso di frustrazione che prova nei confronti di se stesso e di Wataru. Kyoichi per tutto il tempo oscilla tra questa sorta di attrazione che comincia a nascergli in pancia verso Wataru, sia un senso di colpevolizzazione, di odio, ovvero è lui che mi sta tentando, è lui che mi sta portando
sulla via sbagliata, questo è quello che pensa, ma in realtà ovviamente, come avrete capito, il manga parla semplicemente di accettare se stessi e la propria sessualità, anche nel caso in cui non sia quella che uno aveva sempre immaginato. Infatti Kyoichi ben presto comincia a capire che forse questa tendenza che aveva compulsiva, diciamo, di andare con le donne e quindi di tradire la moglie, effettivamente forse potrebbe dipendere dal fatto che in realtà lui è attratto dagli uomini e in particolar modo forse da Wataru. Questo percorso viene snocciolato molto bene nel corso del manga. Si vedono tutte le tappe di, fatemi dire, accettazione di se stesso di Kyoichi. E la difficoltà non sta tanto nel fatto che lui sia in qualche modo inconsapevole di se stesso, ma nel fatto che lui è una persona anche profondamente egoista, quindi queste due caratteristiche unite insieme rendono la sua vita particolarmente angosciante, o meglio, la vita delle persone che hanno la disgrazia di stare attorno a lui, tipo il povero Wataru. Secondo me questo è un manga che principalmente parla appunto di accettare se stessi e cercare di capire che amare qualcuno veramente significa rinunciare a una parte del nostro ego. E poi dall'altro lato c'è questa storia d'amore struggente, fatemi dire, universale, che secondo me trascende il fatto che i protagonisti siano due ragazzi, per chi, come dicevo, normalmente non è abituato a questo genere. Per quanto riguarda il punto di vista tecnico, Setona Mizushiro è un'autrice di grande esperienza. I disegni possono piacere o meno, lei ha un tratto molto pulito, molto essenziale, ma in questo manga ha riversato, secondo me, tutta l'esperienza accumulata negli anni, che è veramente bravissima nel delineare le espressioni dei personaggi. Sono molto convincenti, molto sottili, pulite, asciutte. Bene, finora ho tessuto le lodi di questo manga, che secondo me è una delle cose più emozionanti che abbia mai letto, ma ci tengo a fare un discorso che mi sta particolarmente a cuore. Io sono tra quelle persone fermamente convinte del fatto che i media, e per media intendo tutto, quindi il cinema, la televisione, i fumetti, i libri, tendano purtroppo molto spesso a proporre come un modello positivo, quindi a esaltare in qualche modo, delle storie d'amore che in realtà sono delle storie d'amore, come si dice oggi, tossiche, quindi disfunzionali. Potrei fare un milione di esempi per far passare questo concetto, ma prendiamone due. Nel mondo dei manga prendiamo Itazurana Kiss. Ne abbiamo già parlato nel video dedicato a Kaoru Utada. Se non l'avete già visto, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Itazurana Kiss è uno degli shoujo manga, fatemi dire, più importanti e più rappresentativi sicuramente della sua generazione. Come recitava la copertina italiana, Itazurana Kiss è la Bibbia degli shoujo manga. Bene, Itazurana Kiss, per quanto adorabile, rappresenta comunque al suo interno una storia d'amore altamente disfunzionale. Nonostante Kotoko e Irie siano i protagonisti di una delle storie d'amore più importanti nel mondo degli shoujo manga, fino alla fine del manga non si sa se effettivamente Irie ama Kotoko o meno. Cioè, noi diamo per scontato che sia così, ma in realtà lui la tratta male dall'inizio alla fine e lei stessa è un'appendice di Irie. Cioè, Irie fa il medico, quindi Kotoko fa l'infermiera. Irie quel giorno non l'ha trattata particolarmente male, quindi forse in fondo lui la ama, boh, chissà, meglio non chiedere. Come ho detto in quel video, Itazurana Kiss va preso per quello che è, cioè un manga divertente. Questi aspetti disfunzionali secondo me non vanno proprio presi in considerazione, perché qualora uno li prendesse alla lettera sarebbe un manga da prendere e mettere immediatamente nel dimenticatoio. Poi, secondo esempio, cambiamo completamente ambito, mi è venuto in mente perché questi giorni ho visto qualche puntata del reboot nuovo. Prendiamo Sex and the City, una delle serie in assoluto più popolare degli anni 90 / inizio anni 2000. Chi di voi l'ha seguito sa già dove voglio andare a parare, per chi non lo conoscesse invece sto parlando della storia d'amore tra Carrie, la protagonista, e Mr. Big. Nell'arco di più di 6 stagioni e 2 film e adesso il reboot, viene descritta questa idilliaca storia d'amore tra Carrie e Mr. Big, che però in realtà di idilliaco non ha bel niente, nel senso che è una storia d'amore fatta di alti e bassi, più che altro le montagne russe proprio.
È una storia costellata di tradimenti, senso di inadeguatezza, triangolazioni, c'è sempre qualche altra persona in mezzo al rapporto, momenti in cui lui dice no, non me la sento e le fa tutta una serie di cose orribili, momenti in cui lei fa una serie di cose orribili, momenti in cui piangono, momenti in cui soffrono. Ok, lo so, questo fa parte del gioco, perché ovviamente come tirare avanti una serie per più di 6 stagioni se fila tutto liscio, questo è ovvio. È altrettanto ovvio che sia necessario un po' di senso del dramma. Quello che mi preoccupa è quando queste storie cominciano a essere viste dal pubblico invece come modelli a cui auspicare. Mi preoccupa il fatto che quando nella vita vera, una persona si trovi effettivamente a vivere una relazione disfunzionale, che è basata fondamentalmente sul dramma, possa cominciare in qualche modo a giustificare il dramma che sta vivendo dicendo: "Eh vabbè, però quello io l'ho visto al cinema, l'ho visto nei fumetti, l'ho visto nella serie TV, l'ho letto nei libri, quindi in qualche modo è normale, anzi non solo è normale, ma il nostro è il grande amore perché è come quello che ho visto al cinema, quindi vuol dire che il nostro è un amore vero". E quindi ci si infila sempre di più in una relazione che invece, ripeto, è completamente sbagliata. Voi potreste dire a questo punto: sì, ma è un ragionamento sciocco perché una persona sarà ben capace di distinguere il sogno dalla realtà. Nì, perché secondo me quando si cresce completamente immersi in un mondo in cui tutto quello che attiene all'intrattenimento non fa altro che dirti: sì, è giusto avere degli alti e dei bassi folli, è giusto che in una relazione ci sia uno che soffre tantissimo, uno che dà tantissimo e l'altro che non fa niente. Sì, è normale accettare i tradimenti, è normale accettare le bugie, è normale accettare tutto perché questo fa parte del grande amore. Ecco, quando si insiste molto su quello, temo che possa diventare un po' un pensiero di sottofondo il fatto che certe cose sono accettabili. Ci ho tenuto a specificare questo perché quello che voglio dire è che Il gioco del gatto e del topo per me è un manga per adulti. Non tanto perché ci sono delle scene esplicite, e in questo caso ci sono e sono molto esplicite, quindi se vi dà fastidio questo genere di contenuti, saltate a pippare questo manga. Sono esplicite, però, se posso dire, sono assolutamente contestualizzate, quindi sono funzionali alla storia, non sono fatte tanto, per una questione di voyeurismo. Servono a tutto quello che l'autrice vuole raccontare. Ma più che questo, a rendere il manga un fumetto per adulti è il fatto che va letto capendo che non è l'idealizzazione di un amore disfunzionale. Cioè, è un manga fatto per intrattenere, per emozionare il lettore, ma non per fornire il modello di quello che il lettore dovrebbe ricercare nella sua vita. Perché, come dicevo e sottolineo ancora una volta, entrambi i protagonisti sono fortemente disfunzionali. Kyoichi con il suo egoismo e il suo pensare solamente a se stesso, e Wataru invece con il suo distruggersi per qualcun altro che neanche lo ricambia. Per quanto riguarda l'edizione italiana, come ho detto all'inizio del video, ne esistono ben tre. Io le possiedo tutte quante, quindi posso dirvi cosa cambia da una all'altra. Questa è la prima edizione pubblicata a suo tempo dalla Ronin Manga. Come potete vedere, è composta da due volumi, il secondo largo quasi il doppio del primo. Questo perché in originale Il gioco del gatto e del topo era composto da un volume solo. Successivamente la Mizushiro ha deciso di pubblicare un secondo volume, importantissimo perché contiene tutta la seconda parte della storia e il finale. Quindi la prima edizione italiana comprende giustamente entrambi i volumi. Successivamente, però, la Ronin Manga, che a questo punto si chiamava K-Lab, si chiama, credo che pubblichi ancora, ha rilasciato una ristampa che però è la ristampa solamente del primo volume. Infatti non c'è scritto neanche uno, come se fosse un volume unico. Il secondo non l'hanno ristampato. Se mi chiedete perché, onestamente non lo so, perché come dicevo prima, in realtà il secondo volume è importantissimo, non è uno spin-off, un what if, è proprio il seguito del manga, quindi boh, vabbè. Successivamente, però, qualche anno più tardi, è stato ristampato in questa edizione ciccionissima della J-Pop, che costa 14 euro ed è quella che potete trovare attualmente in giro, che è la ristampa dell'omnibus che è uscito in Giappone
in concomitanza con l'uscita del film live action tratto dal manga. Questo omnibus ha due particolarità, una buona e una cattiva. Quella buona è che contiene alla fine un altro capitolo successivo che è uscito a posteriori, quindi non era contenuto nell'edizione originale, della Ronin. Ma la cosa negativa è che è censurato. Nulla di troppo grave, ci tengo a precisare. Oltretutto, penso che sia una censura che derivi dall'edizione giapponese. Non lo so, ma se qualcuno di voi lo sa, per favore fatemi sapere. Cioè, immagino che con l'uscita del film e la riedizione in omnibus in Giappone alcune cose siano state rese meno esplicite perché magari si voleva cercare di raggiungere più pubblico possibile. Non lo so, fatemi sapere se voi avete effettivamente conferma di questa cosa o no. Comunque, come dicevo, ha delle lievi censure che, se posso dire, fanno anche abbastanza ridere, ovvero ci sono le stesse scene esplicite che ci sono nelle edizioni precedenti. Ma sono tipo ad esempio zoomate. Lo zoom le rende meno sconce, cioè è una censura che in qualche modo fa ridere, anche perché comunque c'è scritto fuori consigliato per un pubblico maturo, quindi non so se anche nell'edizione giapponese c'è un qualche tipo di warning, quindi se uno non vuole leggere questo tipo di manga fa prima a non comprarlo, secondo me. Come sapete mi dà sempre fastidio la censura, anche quando è così stupidina. Comunque nulla di grave, quindi il mio consiglio è se trovate l'edizione originale della Ronin Manga, quella in due volumi, vi consiglio di recuperare quella, ma se ci tenete ad avere questo capitolo in più, è un capitolo breve, forse una trentina di pagine, una cosa del genere, e non volete faticare troppo, allora potete benissimo recuperare l'edizione della J-Pop che potete trovare facilmente. Bene ragazzi, questo per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi prego di condividerlo, mettere mi piace e soprattutto lasciatemi un commento qua sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!